Benvenuti a tutti nel canale dei Mentis, oggi sono io, Folk, e vi porto l'apertura del nuovo Structure Deck delle Traptrix. Un box di Structure Deck, bellissimo, non l'avevo mai visto. Tra l'altro, vedete, con questa espansione c'è il logo del 25esimo anniversario, credo sia la prima. O non so, forse c'era anche nell'altra espansione Photon Hypernova, ma non lo so, credo sia la prima qui. E vedete tutta la confezione, bellissima. Dentro ci sono 8 Structure, dietro c'è spiegato praticamente quello che c'è nel deck. Bene che sono 8 Structure. Ma non c'è scritto che sono 8 Structure, quindi magari ora si apre, ce ne sono 6 e ci hanno fregato. Io sono un veggente e distruggiamola subito. Oh. Hanno avuto l'accortezza di non mettere la plastica intorno a qualsiasi cosa, così si può strappare con le mani. Questi sono i nuovi supporti. Sì, dovrebbe essere un nuovo supporto. Beh, non lo so, sai, se è nuovo c'era anche prima, forse c'era anche prima lei. Probabile. Rafflesia, non so come si chiama. Come si presenta la scatolina? Quattro, bellissima, come in un negozio. No, me la metto così. E questo è il deck. Le carte interessanti tra le ristampe sono i Velli Matched, Raijeki, che ci sta, può essere anche giocata adesso, e ovviamente Ash, anche Spolverino, e poi c'è anche Artefatto Rifugio, ma oramai la nostra falce ci saluta. C'è Moral Attack. Poi vediamo cos'altro troviamo di bello. Comunque tutto il core delle trappolatrici è abbastanza forte, c'è ovviamente da saperlo giocare, in quanto tutti i deck trappolosi hanno bisogno di un minimo di conoscenza dei deck dell'avversario per essere giocati, però può essere un deck davvero molto interessante anche sui 3x. Andiamo ad aprirlo. Apriamolo da sotto, perché da un certo punto in poi la Konami ha deciso di farteli aprire da sotto, perché se li apri da sopra il deck non esce, c'è questo cosino. Abbiamo il tappetino che andiamo subito a mettere, il deck poi non ci interessa. Let's go. Il tappetino è molto bello, c'è il nuovo Link, questo dovrebbe essere la magia, secondo me è una ristampa, ma ora lo scopriremo. Ok, siamo qui apposta. Andiamo con il nostro Structure Deck, trappolatrice pudica in copertina, un artwork molto controverso, non mi piace per niente, però la carta dovrebbe essere forte, a noi interessa quello. La solita ricerca. Sì. Super veloce stavolta, oramai non ci spaventa più niente. Quindi iniziamo. Le Traptrix sono tutte piante o insetto terra, il che le rende giocabili insieme anche ai Verna Silfide, però non ho visto liste in che le giocano, però chi sono io per non provare. Tutte le Traptrix sono immuni alle carte trappola buco, qualcuno anche alle carte trappola in generale, e che le rende molto molto forti. Trappolatrice pudica, la prima nuova. Giardino Trappola Tour, un'altra carta nuova, la terreno. Anche questa molto forte, lei ci fa evocare normalmente una trappolatrice in più e anche evocarle specialmente, quindi dovrebbe andare a risolvere il problema del deck, che è il fatto che non riesci mai ad evocarle. Sintonia Trappola Trigante, bellissima, sarebbe la allure delle trappolatrici, scarti un mostro insetto pianta di livello 4 o una trappola normale e peschi due carte. Questa è bellissima. Peccato che il mostro pianta o insetto deve essere di livello 4, non 4 inferiore, se no ne abusavamo. Ah no, ok, quindi dovrebbe essere nuova anche questo Xyz. Trappolatrice Pingucola, due mostri di livello 4, generica, e lei, vedete, è immune agli effetti delle carte trappola in generale e effetti degli altri mostri con lo stesso tipo dei materiali di questa carta, quindi una bella protezione. Avete per esempio settato tributo torrenziale, lei non si spacca, spaccate tutto il resto, e ha le stats da trappolatrice 2005. Lei è il Link, che è un negate e guadagna attacco, quindi non male. È un Link 3, quindi insomma un pochino ardo da fare in deck che evocano poco, però se si butta sul terreno non è male per niente. La Rachno Kampa, un altro nuovo supporto che è abbastanza buono, si gioca. E poi le ristampe, quelle belle, scontro le armi pari, bella comunque, super, più bella si fa.
Buco Lutea, che non mi sembrava granché, però entra come token. E poi le ristampe delle trappolatrici: Atrax, Mirmileo, la giocatissima Nefentis, Dionea, Genlisea, Vesciculo. E adesso il Kaiju, che se ristampato un pochino di tempo prima era molto forte perché andava a counterare la statua del vento del Flander. Non si giocava tanto, però poteva essere comunque utile. Però sempre un Kaiju. Il Kaiju della Terra, contrattaccante C. Se non sbaglio entra a specie quando gli strutturi aggiunge un insetto, quindi buono. Risonanza. Il bocciolo di fuoco solitario, fortissimo, evoca dal deck. Ash, ancora meglio. Amante Rosa, Saggio dei Fiori, Mech Crepuscolo Viola, Mech Cielo Blu, Moral Touch perché Fudge salutato, Mano di Fuoco e la Mano di Ghiaccio. C'è anche la Mano di Fulmine? Sì, c'è anche la Mano del Tuono. Raijeki, Spolverino, Incubo Buco Trappola Terrificante, questo non l'avevo mai visto. Buono, distrugge Bandice dal cimitero. Oh, l'attesissima ristampa. Finalmente. Questa è in tutti i deck. Già un pochino meglio. Addirittura a due per, non me l'aspettavo. Buco Trappola Vuoto, è malvagio. Buco Trappola, Incubo Trappolatrice, ci sta. Infatti, buono in due per. Buco Trappola Chiusa. Buco Trappola Scavatombe, quest'anno non è per niente male. Trucco Trappola, tra l'altro tra poco uscirà il nuovo Trap Track, non so come la tradurranno, che fa una cosa molto simile, anche quella è veramente molto forte. Cavaliere dell'Ombra Brigantina, perché tutti i deck hanno bisogno di PK. Artefatto Rifugio, che si vola. E Natura L'Albero Sacro, perché è generico, lui spacca insetti terra, evoca piante terra, o spacca piante terra, evoca insetti terra, quindi l'effetto che non viene mai usato. Oh, ecco, la Rafflesia, mi confondevo con lei. Che lei è fortissima. Allomerus, anche lei è molto buona. Cularia, Ulona. Culadlare. Sera, belline Link 1. Poi Mantis, non so perché l'hanno messa in fondo. Non lo so, effettivamente. Molti deck avrebbero proprio bisogno di un Link 1 in quel modo. Eh sì, un Link 1 che entra special. Tipo la gente, fatemi un Link 1 della gente. Vuole un Link 1 per qualsiasi deck. Allora, quindi, queste sono le ristampe buone presenti nel deck. Il Kaiju, l'altro Kaiju. Il trucco trappola, che non c'era bisogno perché già sta poco, però un'ottima ristampa. Buco trappola dello scavatombe. Un Raijeki. Lo Spolverino, che la monocopia comunque un po' stava. Ash, che più volte si ristampa meglio è. E sconto d'armi pari. L'unica che veramente subirà forse un calo di prezzo rispetto alle altre, perché ancora sulla trentina stava prima di questa ristampa. Ora sta a 18 quella che valeva 30 e sta a 3 quella lì. Le carte nuove che si giocano, quindi non è male. Un numero di carte nuova e la migliore di tutte è il Buco Trappola. Categoria 6, non è né una carta buona, né una ristampa buona, né una carta nuova, è fortissimo. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete like, commentate, iscrivetevi e diteci se volete vedere una lista in 3x di questo deck. Ciao a tutti!